Ben ritrovati amici! Il mese di ottobre è tradizionalmente dedicato alla prevenzione. È un'iniziativa che la LILT fa da tanti anni ed è stata molto importante anche per sensibilizzare al tema della prevenzione. Anche quest'anno il mese di ottobre è dedicato alla prevenzione. Oggi siamo in compagnia della dottoressa Milena Franchella, che è presidente della LILT di Campobasso. Ben ritrovata dottoressa. Grazie. Allora, l'ottobre rosa, un mese ricco di iniziative per la prevenzione qui in Molise. Sì, la LILT celebra su tutto il territorio nazionale questo importante evento. Con le sue 106 sezioni provinciali è presente quindi a tappeto un po' in tutte le regioni, in tutte le province e anche nei comuni con le varie delegazioni. E grazie all'impegno dei suoi volontari cerca di divulgare durante questo periodo di quanto sia importante fare prevenzione, che si articola poi su tre livelli, per prevenire il tumore. In questo periodo è dedicato al tumore della mammella e al tumore della cervice uterina, che sono i tumori prettamente della sfera genitale femminile. È un mese dedicato alle donne, ma la cultura della prevenzione ovviamente abbraccia un po' tutti i tipi di tumore, ecco, ed è estremamente importante. Bene, hanno aderito tante strutture sanitarie, quindi è un'iniziativa che coinvolge tante realtà e c'è stato un grande riscontro da parte della popolazione, vero dottoressa? Sì, il mese di ottobre è ormai un appuntamento fisso, per cui la gente insomma ci chiama e partecipa in gran numero a tutte le iniziative che vengono messe in campo. E importante è stata anche la risposta delle radiologie degli ospedali, sia quelli pubblici ma anche quelli degli istituti di ricerca a carattere scientifico regionali come il Gemelli e anche il Neuromed. Le iniziative dell'Ottobre Rosa sono tante, insomma è difficile elencarle tutte e sicuramente dimenticheremo qualcuno. Però chiediamo alla dottoressa Franchella di parlarci di qualche attività, di qualche evento particolare che merita attenzione. Sì, noi durante il mese di ottobre per quest'anno abbiamo puntato essenzialmente sulla prevenzione primaria, quindi mercoledì prossimo ci sarà un incontro a Termoli con la popolazione per spiegare gli screening e parlare della corretta alimentazione. L'alimentazione è fondamentale non soltanto per la popolazione sana, per mantenere il proprio stato di benessere, ma è importante anche per i pazienti oncologici. Durante la terapia e anche dopo aver superato la fase più strettamente legata alla cura della malattia, l'alimentazione è molto importante, però è importante dare il messaggio giusto e per questo noi abbiamo organizzato un incontro con la popolazione che si svolgerà a Termoli mercoledì prossimo proprio su questo argomento. E poi, abbinato alla corretta alimentazione, c'è l'attività motoria. Fare una regolare attività fisica, incentivare l'attività motoria è importante per i bambini, ma è importante anche per le persone che hanno superato i 60 anni. Iniziare a fare attività motoria anche attraverso la partecipazione a quei gruppi di cammino che ormai esistono in quasi tutti i comuni. In particolare, per esempio, noi promuoviamo il Nordic Walking, che è un tipo particolare di camminata assistita con dei bastoncini, e migliora sicuramente la qualità di vita e cura anche le relazioni sociali, perché stare insieme, fare insieme attività motoria è estremamente importante, migliora la mente, il fisico e lo spirito. Oggi noi siamo in compagnia della dottoressa Eleonora Cucci, ben ritrovata dottoressa, che è un medico radiologo specialista proprio nella diagnosi di queste patologie. Dottoressa, l'Ottobre Rosa, questa bellissima iniziativa per la prevenzione. Come da circa 30 anni la Lega Italiana per la lotta contro i tumori ha organizzato la campagna di prevenzione Nastro Rosa e per la prevenzione del cancro della mammella. È definito il mese rosa, il mese di ottobre, proprio perché rosa è il colore simbolo della prevenzione per il cancro della mammella. La prevenzione è importante per il cancro della mammella perché sappiamo benissimo che diagnosticare una neoplasia in una fase iniziale, cioè quando non è ancora clinicamente
veramente apprezzabile, non è palpabile, non provoca dolore, non c'è secrezione dal capezzolo, questo sicuramente si associa, diagnosticarlo in questa fase preclinica, si associa quindi ad una maggiore sopravvivenza e probabilità di guarigione. Un cancro diagnosticato di dimensioni massime inferiori a 10 mm si associa ad una guarigione della paziente anche in più del 90%. Quindi prevenzione intesa come la nostra arma vincente contro il grande killer che è il cancro della mammella. Prevenzione intesa in effetti anche un po', se vogliamo, come la migliore amica di una donna. Ma come fare allora prevenzione? Ora, sappiamo che nelle donne tra i 50 e i 70 anni il test indicato è la mammografia. Sappiamo che è la mammografia perché dagli studi fatti le donne che si sottopongono regolarmente alla valutazione mammografica hanno una mortalità per cancro della mammella che è ridotta di circa il 30% rispetto alle donne che non effettuano il test di screening. La Litta ha voluto però questo mese dedicarsi a quelle donne non comprese nei programmi di screening organizzato, quindi alle donne di età massima compresa tra 45 e 49 anni. Il programma di prevenzione prevede l'autopalpazione, prevede la visita serologica, la mammografia, l'ecografia mammaria e la risonanza magnetica delle mammelle con mezzo di contrasto. Questo in relazione a quella che è l'età della paziente e ai fattori di rischio. Ma iniziamo dapprima con la mammografia in questa fascia di età. Quindi il centro, il nostro centro, ha accolto favorevolmente l'invito della LILT a sensibilizzare le donne nella fascia di età tra 45 e 49 anni all'importanza di sottoporsi regolarmente alla mammografia. Pertanto tutte quelle donne che hanno la possibilità di prenotarsi in anticipo rispetto al 30 di ottobre potranno essere sottoposte presso il nostro centro a valutazione sinologica mediante visita, mammografia con tecnica tomosintesi ed ecografia. Bene amici, ringraziamo le nostre due ospiti, la dottoressa Milena Franchella, presidente della LILT di Campobasso, la dottoressa Eleonora Cucci, medico radiologo di questa struttura. La campagna Nastro Rosa ci aiuta a capire ancora di più l'importanza della prevenzione e dei programmi di screening. A tante le persone che hanno aderito, tante le iniziative in cantiere, ma la prevenzione non finisce certamente con il mese di ottobre. Noi vi terremo aggiornati ed informati sulle prossime iniziative. Grazie a tutti voi, alla prossima.